Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale Creazioni Lunari, una creativa per mamma. Quest'oggi mi vedete in postazione davanti alla webcam. Io dovrei guardare la webcam, ma sapete che non la guardo. Qui accanto a me c'è Daphne che sta facendo i danni e è lì sulla sua sdraietta. E oggi è proprio un video sulla gravidanza, in particolare sul secondo trimestre di gravidanza. Preparatevi, care mamme, perché il secondo trimestre di gravidanza sarà il trimestre più bello. Io ho avuto tutta una gravidanza molto bella, mi sono potuta permettere tante cose, sono andata al mare, ho fatto di tutto di più, ma il secondo trimestre è il trimestre più bello. Me lo dicevano tutti, non volevo crederci, però sarete piene di energia, belle come il sole. Dei capelli stupendi che non necessiteranno né di balsamo né di niente. Sì, la mamma. Scusate. E la vostra pelle sarà radiosa, tant'è che non vi potreste anche non mettervi creme né niente, ma sarete raggianti. E inizia a vedersi la pancia. Nel mio caso, la pancia vera e propria è arrivata al sesto, settimo mese, però voi avete già la consapevolezza di essere una mamma a tutti gli effetti. Dentro di voi sentite i movimenti della bimba, nel mio caso della bimba o del bimbo, e sono momenti che ricorderete per tutta la vita, perché effettivamente sentire che dentro di voi cresce qualcosa e non avere più solo il pensiero che qualcosa stia crescendo, ma in realtà sentirlo muovere è qualcosa di meraviglioso. Nel secondo trimestre di gravidanza avete anche la morfologica, che per tutti noi la morfologica, ora poi ti prendo, per vedere la faccina. No, ragazzi, cioè, non prendetela così perché in realtà la morfologica è l'ecografia più importante che studia la morfologia della vostra bimba o del vostro bimbo. E quindi non è tanto importante vedere il viso in tre dimensioni, quattro dimensioni, tutte le dimensioni che volete, tanto lo vedrete appena nascerà. Ma è importante perché con quell'ecografia, in quel determinato momento saprete che il vostro bimbo, la vostra bimba sta bene. Quindi vedrete le dimensioni del femore, della pancina, della testina, che è vero che controllano tutte le ecografie e iniziano già a controllarle anche a quelle precedenti. Se ad esempio come me avete, oltre che avuto il percorso attraverso l'ospedale, anche quello privato. E quindi io facevo un'ecografia al mese fondamentalmente. Vi ripeto, non è tanto il viso del vostro bimbo l'importante, ma è sapere che va tutto bene, che tutto sta procedendo bene, che gli organi si stanno formando, e che quei rumori che sentite, che quel movimento che sentite dentro di voi è la vostra bimba o il vostro bimbo che si muove e vive e si nutre di quello che vi nutrite voi. Nel secondo trimestre, nel quarto mese, spariscono le nausee, almeno per me è stato così, a metà del quarto mese in realtà. E quindi riniziate a mangiare tutto. Io c'erano delle cose che però non riuscivo a mangiare perché troppo pesanti e mi è rimasta per tutta la gravidanza, anche un po' adesso, ad esempio il maiale fatto sulla gratella, ancora oggi a volte mi dà fastidio, però davvero riprendete pieno possesso del vostro corpo. Le energie sono a mille, veramente a mille, e iniziate anche a pensare ai preparativi per la cameretta, perché comunque ai 4 mesi, io ho aspettato i 4 mesi per dire della bimba,
e effettivamente ho avuto la fortuna, come vi ho detto, che non ho avuto tanta pancia subito, quindi io con il mio abbigliamento classico ci continuavo a stare, l'ho detto anche nell'altro video, cioè non si vedeva un granché, non era molto più di così, ecco, quindi sì, non fate casa al casino, che vabbè, è normale in tutte le case delle mamme, e tant'è che lì ci sono tutti i panni della piccolina da stendere, cioè da stendere, da piegare. Che l'ho passata in asciugatrice. Amore. Sì, amore. Sì, amore mio. E quindi iniziate a pensare anche ai preparativi. E inizierete a pensare a quale negozio rivolgervi per fare la vostra lista nascita, a cosa scegliere, a iniziare a guardare tutti i video. Anche sui cambi del pannolino, almeno per me è stato così, i cambi del pannolino, tutte le cose pratiche, io ho iniziato a guardarmele all'inizio subito, però nel secondo trimestre con più consapevolezza. Io ho avuto la fortuna poi di essere incinta nel periodo estivo e di vivere in una località di mare, e quindi mi sono permessa sia delle lunghe passeggiate a respirare l'aria, sia nei parchi, nelle ville. E parlavo con il pancione, cioè col pancione, con la pancia, e poi sono potuta andare al mare, quindi godermi il mare nelle ore più belle della giornata, ma facendomi anche delle giornate intere al mare, e quindi mi sono goduta la mia gravidanza questi mesi, mangiando fuori, andando a fare picnic, stando molto all'aperto e poco in casa, anche perché arriverà il momento di stare in casa, state tranquille. Ho continuato a lavorare, ho lavorato mattina e pomeriggio in negozio tranquillamente, riuscivo a reggere abbastanza i ritmi, anche se la sera collassavo, dormivo, me la dormivo, e fortunatamente non ho avuto nemmeno tanti bruciori di stomaco, quindi riuscivo a dormire bene, anche se sul fianco ho smesso di dormirci per un po', anche se vi consigliano nel secondo trimestre di mettervi su un fianco, quindi anch'io stavo su un fianco quando la pancia è cresciuta un po', perché il peso potrebbe. Sì, amore, eh sì, piccola. Potrebbe occludere la vena che fa passare l'ossigeno, insomma, un sacco di discorsi, quindi vi faranno mettere su un fianco e vi farà male il braccio, però va bene così. Quindi picnic, girate, purtroppo non c'erano tante sagre perché ai tempi del Covid non ci sono tante sagre, non ci sono tanti eventi, però diciamo che me la sono goduta. Mi ha fatto l'occhiolino e iniziate a pensare appunto a tutti i preparativi, e farò magari dei video dedicati, lasciatemelo qui scritto se volete dei video dedicati sulla lista nascita, su cosa ho comprato io subito, cosa ho aspettato, cosa è necessario per un bebè, perché sono tante le cose necessarie per un bebè e alcune sono superflue invece. E poi io non vedevo l'ora del corso preparto, che invece nel mio caso è partito a 7 mesi, quindi nel terzo trimestre di gravidanza. E poi io a 7 mesi ho fatto anche una cosa molto impegnativa, ma ve lo racconterò nel video del terzo trimestre. Quindi, care mamme e cari papà, perché nel secondo trimestre di gravidanza il papà gioca un ruolo fondamentale, nel senso che inizia a vedere la pancia e inizia anche a rapportarsi con la pancia. Fabio l'ha fatto fin dall'inizio perché io ho voluto che interloquisse molto con la pancia, cresce la pancia, però dai 4 mesi in poi davvero iniziano a sentire anche loro i movimenti della pancia. Io mi ricordo ancora il primo vero movimento che è avvenuto
all'ora di pranzo, quando Daphne aspettava, cioè aspettava, sapeva che arrivava il papà, perché la nostra abitudine era all'ora di pranzo io mi sdraiavo sul letto quando arrivava Fabio e lui iniziava a parlare con la pancia. E quindi era un momento tutto nostro in cui parlavamo con la bimba più a pranzo che la sera. La sera però si è vista tutti i film, lei. E il primo movimento è avvenuto proprio all'ora di pranzo e si è visto proprio spostare la pancia. Fabio ha toccato la pancia con il dito, gli ha bussato e si è visto proprio lo spostamento del movimento. E quindi è stata un'emozione fortissima, veramente forte, di incredulità, di felicità, di sì, amore, di gioia, perché a quel punto realizzi, come vi ho detto, veramente che dentro di voi c'è una creaturina che sta crescendo e sta crescendo bene, perché state tranquille. Non vi fate prendere mai dal panico, qualsiasi cosa succeda, dovete essere sempre molto propositive e positive perché i bimbi dentro la pancia percepiscono tantissimo le nostre emozioni. Quindi cercate di non arrabbiarvi, di non prendere gli spaventi, anche se a me è capitato e lei subito si fermava. Se, ecco, una cosa, perché a volte può capitare di sentirli un po' meno, io ad esempio sapevo benissimo che se cambiavo posizione poi la sentivo, quindi non fatevi prendere dal panico, non comprate gli aggeggini, penso di avervelo già detto nell'altro video, ma non li comprate perché vi viene l'ansia, io meno male non l'ho preso, perché sennò sarei stata tutto il giorno così. Mangiate, mi raccomando. Non vi strafogate perché non serve strafogarvi, però mangiate perché loro si nutrono di quello che gli date voi, fondamentalmente. E fate una dieta equilibrata. Se siete in regime invece di siete vegetariani o vegani, comunque fatevi seguire perché non deve mancare niente. Perché naturalmente si può fare e è giusto continuare a mantenere il proprio regime alimentare, però sempre pensando che loro, io faccio così perché qui loro sono, cioè loro crescono con quello che gli diamo noi, quindi non vi preoccupate. Il mio aumento di peso è stato fisiologico, nel senso che ho preso 1 chilo al mese fino al sesto mese e poi papam, sono arrivate le botte. Perché lei ingrandiva, però state tranquilli perché tornate in forma senza nessun tipo di problema. L'unica cosa che vi dico, sì, amore mio, mamma ha finito, mamma ha finito. Vuoi essere pesa a cavallo? Scusate. Vieni. Vediamo. Eccoci, eccola. L'unica cosa che vi consiglio è di curare tanto la pelle e poi vi farò vedere anche i prodotti che ho usato in gravidanza. Quindi ora io torno dalla mia piccolina perché richiede le mie attenzioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete, sì, commentate. E grazie ancora per tutto l'affetto che ci dimostrate. Un abbraccio, ciao!